Salve a tutti e bentornati da Fabrizio Teghesi. In questo video vi spiego dove si trova e qual è l'importanza della descrizione dei video di YouTube e di Facebook. Perché ho fatto questo video, mi direte voi? Il tuo canale parla di modellismo, il tuo canale parla di buggy. Ho fatto questo video perché ho ricevuto tantissimi messaggi dove mi veniva chiesto dove si trovava la descrizione dei video. Perché nell'ultimo video ho detto appunto di andare in descrizione a vedere i vari link degli optional da montare per il setup base e alcuni di voi non sanno dove si trova la descrizione dei video. Veramente? Quindi ho ritenuto opportuno fare questo video per farvi vedere dove si trovano le descrizioni su Facebook e su YouTube. Sappiate che mentre su Facebook è molto intuitivo trovare la descrizione del video, su YouTube trae un po' in inganno e la descrizione del video su YouTube è molto 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 importante perché sia io che tutti gli altri creator di contenuti e quant'altro utilizziamo la descrizione per menzionare quello di cui noi parliamo durante i video. Quindi se c'è un approfondimento che qualcuno che sta guardando il video è intenzionato a fare, sicuramente un buon creator di contenuti mette nella descrizione del video i link per andare ad approfondire l'argomento. Siccome si fa tanta fatica per creare delle giuste descrizioni, per ottimizzarle, per crearci link e quant'altro, è giusto che tutti ne possano usufruire e che possiate veramente vedere sia nell'ultimo video, ma in tutti i video che io, per esempio, ho fatto, ho voluto andare ad approfondire e cosa vi voglio far vedere attraverso le descrizioni dei video. Quindi basta parlare, andiamo a vedere i due esempi, Facebook e YouTube, e vediamo dal vivo, sia sulla mia fanpage che sul mio canale, degli esempi di descrizione dei video. Andiamo. Allora, vedete, nel caso di Facebook, qui siamo sulla mia fanpage, prendendo l'esempio di un video, questo è l'ultimo video che ho fatto, vedete che immediatamente sopra al video c'è la descrizione. Quindi, molto intuitivo da capire, quando siamo, diciamo, sulla timeline. E se c'è una descrizione più lunga, come nel caso di questo post, c'è un bellissimo tasto altro in neretto che, se schiacciato, ci fa vedere il resto della descrizione. Anche entrando dentro al video, vedete che la descrizione è in alto a destra e sempre con il tasto altro si può ampliare. E si vede tutta la descrizione del video. Per quanto riguarda invece YouTube, come vedete qua siamo sul mio canale e andando a premere qualunque video, per esempio questo, uno, ne prendo uno totalmente a caso, vedete che subito sotto c'è una piccola parte di descrizione e premendo su questo tasto in grassetto, ma in grigio, quindi si vede molto peggio, con scritto mostra altro, vedete che la descrizione si amplia e chiaramente ci sono tutti i riferimenti a quello di cui ho parlato in questo video. Tornando indietro, per esempio, prendendone uno tipo l'ultimo, che è appunto molto più grande, vedete, se premete su mostra altro, c'è veramente tantissimo materiale da visionare. Per esempio, in questo caso vedete, ho parlato nel video del setup in serie regolazioni e qua avete il link per andare nel video setup in serie regolazioni. Ho parlato degli ammortizzatori vented e qua avete il link per andare negli ammortizzatori vented. Durante l'andamento del video, se guardate su YouTube, io li indicizzo tutti. Quindi praticamente vedete in questo tratto qua dallo 0 al minuto 26 c'è l'introduzione, poi c'è quando parlo del gruppo centrale, poi c'è quando parlo del retrotreno, lo vedete la scrittina che appare, avantreno, eccetera, eccetera. Inoltre, un'altra cosa,
importante. Se vedete qui c'è una I. In questo caso, quando vedete questa I, diciamo, accesa, se ci cliccate sopra, vedrete le schede di tutti i video dei quali io ho parlato all'interno del mio video. Bene ragazzi, molti di voi chiaramente avranno trovato questo video totalmente inutile, ma spero di aver fatto un favore almeno a coloro che queste cose, diciamo, non le sapevano e che comunque si sono persi sia nell'ultimo video che nei video precedenti tutto quello che io ho lasciato nelle descrizioni per poter andare ad approfondire l'argomento trattato nel video stesso. Ciao a tutti, alla prossima!